presentarvi Alessandra Fassio. Alessandra è responsabile della didattica, comunicazione e fruizione del polo paleontologico astigiano, è naturalista. Come naturalista e pubblicista pubblica articoli di vari argomenti naturalistici sulla rivista Piemonte Parchi ed è paleontologa. Come paleontologa ha iniziato appunto la sua carriera studiando il sito oceanico di Tortiglione, si è occupata della malafauna biocenica e poi è andata avanti seguendo questo sito fino alla realizzazione degli attuali percorsi di valorizzazione, fruizione e visita. Segue il Museo Paleontologico Territoriale dell'Astigiano dal 2011 fino alla sua costituzione, si è occupata sempre degli allestimenti delle varie mostre temporanee fino alle ultime due, Balene preistoriche e il Leviatano delle Sirene, che sono due mostre un po' particolari basate fondamentalmente su cetacei, che oggi è proprio qui a parlarci della mostra che si è conclusa recentemente, che è appunto Balene preistoriche. Quindi lascio l'intera parola ad Alessandra e ci vediamo. Grazie Michelangelo e grazie alla direzione per l'invito, è la prima volta per me, sono veramente onorata e contenta di essere qui oggi. Vi racconto un po' la storia di questa esposizione temporanea che si intitola Balene preistoriche, che è una mostra sulle principali balene appunto preistoriche che abbiamo portato da Torino e che si uniscono alla collezione di Asti. La mostra era allestita all'interno del Museo Paleontologico di Asti, che è situato all'interno di questo bellissimo palazzo, che è il Palazzo del Michelerio, un antico monastero delle Clarisse che risale a metà del 1500. È stato orfanotrofio fino agli anni 70, poi chiuso per molti anni e solo nel 2013 abbiamo aperto le prime sale del Museo Paleontologico Territoriale dell'Astigiano. Il museo è gestito dal parco, dall'ente parco paleontologico, che si occupa della gestione delle aree protette in provincia di Asti, ma anche del museo territoriale. La mostra è stata realizzata all'interno dell'ex chiesa del Gesù, questa bellissima chiesa ormai sconsacrata, che è parte integrante del palazzo del Michelerio. È una struttura che richiede, come vedete, di tantissimi lavori di ristrutturazione anche molto importanti, però è un locale molto suggestivo perché sulla volta c'è l'affresco del Giancarlo Liberti del 1700 e alle pareti sono stati esposti nel 2015 affreschi strappati in una chiesa del centro storico di Asti, della cripta di Sant'Anastasio. La mostra è stata inaugurata il 17 settembre 2021 in occasione un po' del settembre astigiano, con la Duia, le sagre, un periodo di festeggiamenti del vino, diciamo, dei festeggiamenti del vino astigiano. Tutto è nato nel 2019, quando abbiamo avuto il via libera per portare giù ad Asti tutti i cetacei dell'Astigiano e non solo, dal Palazzo Carignano a Torino, cioè tutti i reperti della collezione che apparteneva all'Università di Geologia e di Paleontologia di Torino, a Palazzo Carignano. Qui ci sono alcune immagini delle fasi di trasferimento sotto la supervisione del dottor Ormezzano e alcune fasi un po' degli imballaggi, di una prima catalogazione dei reperti che vedete che erano un po' custoditi in questi espositori per molto tempo. L'obiettivo principale di questa mostra è stato quello di rendere fruibile un patrimonio paleontologico veramente eccezionale. Alcuni di questi reperti sono stati esposti al pubblico per la prima volta. La scelta dei reperti da esporre in questa mostra è stata soprattutto di esporre dei reperti storici uniti a delle scoperte recenti.
proprio in quel periodo avevamo una stretta collaborazione con l'Università di Torino, quindi avevamo gli studiosi come il dottor Visconti, Piero D'Amato, tutto un po' lo staff dell'Università di Torino, e avevamo anche i locali e gli spazi per esporli. Quindi la scelta è stata proprio quella di esporre i pezzi più storici con le scoperte più recenti. Qui ci sono alcune fasi anche dei lavori di conservazione e di consolidamento di alcune delle ossa che poi sono state esposte. Reperti storici come la balenottera di Montafia, rinvenuta nel 1874, sono tutti reperti che appartengono al Pliocene inferiore, quindi siamo 3 milioni e mezzo, 3 milioni e 2 circa, milioni di anni fa. La balenottera di Montafia è già citata nel lavoro monumentale del Portis del 1885, che è la balena, una delle, forse la meglio conservata d'Italia, e poi dopo ci arriveremo a livello dell'esposizione. Unita a reperti più recenti come la balena Tarsilla, famosissima, un ritrovamento del 1993 nei pressi di San Mazzanotto durante i lavori di rifacimento di una strada in una vigna. 1993 per caso un contadino trova delle ossa, ci segnala il ritrovamento e da lì è partito, se vogliamo, un po' tutto il lavoro di iniziazione del Museo Paleontologico di Asti, gli studi, gli obiettivi degli allestimenti e delle esposizioni. Tarsilla è forse la balena più studiata perché è stata sottoposta a degli esami molto molto approfonditi. Qui siamo nel 2015, il cranio di Tarsilla è stato portato al Dipartimento di Radiodiagnostica dell'ospedale di Asti ed è stata sottoposta a TAC. Quindi grazie a questo esame siamo riusciti ad esplorare virtualmente degli spazi che erano altrimenti inaccessibili, quindi l'interno del cranio. Ed è stato il primo esame effettuato al mondo su un cranio fossile. I risultati sono stati incredibili, siamo riusciti a, gli studiosi sono riusciti a ricostruire la cavità endocranica e a ricostruire anche il cervello, quindi la cavità endocranica in 3D che è stata esposta di fianco alla vetrina. Grazie allo studio di questo cranio siamo riusciti a capire che era Tarsilla, era lunga 5 metri, pesava 1300 kg e l'età precisa era di 3 milioni e 200 mila anni. Questo museo è un piccolo museo ma preziosissimo perché mostra dei primati fossili veramente eccezionali. Ne ho solo citati alcuni: la Paranthropus labei, che è la balenottera di Moleto, la più antica trovata nel Mediterraneo a 19 milioni di anni, la balena Tarsilla, primatac al mondo sul cranio fossile ed è un olotipo, come anche il delfino di Settime d'Asti, Septidelphis mori. Non era esposto nella mostra ma è esposto e visibile nelle sale del sotterrato del museo nella collezione permanente. La strategia un po' espositiva della mostra è stata studiata, non è stata insomma, realizzata a caso, ma lasciando che il visitatore potesse scegliere la modalità di visita. Quindi non un percorso prestabilito, ma delle isole indipendenti con i loro pannelli, le loro teche, e quindi il visitatore, il turista, potesse visitarli in modo libero e indipendente. Ad esempio, l'isola, diciamo l'area del delfino di Cameran Casasco, sempre un paese in provincia di Asti, all'interno anche di una nostra area protetta, vedeva i pannelli in italiano e in inglese e l'esposizione di tutto il reperto. Si tratta di un delfino, Elis intrachelus, quindi un esemplare
con caratteristiche intermedie tra un delfino attuale e un'orca. Tutto il delfino è stato esposto nella teca, molto bello, il cranio molto imponente, massiccio, tutta la spina dorsale, le costole e la pinna destra. E qui alcune fasi dell'esposizione, un po' degli allestimenti. E poi l'isola di Tarsilla, quindi la teca e tutta l'area dedicata all'olotipo di Tarsilla, chiamata così da tutte le scuole, attraverso un concorso, le scuole del comune di Assi hanno scelto questo nome perché era il nome della moglie del contadino che l'ha trovata. E quindi questo ormai la chiamava Tarsilla in modo confidenziale. È un olotipo perché è stata appunto studiata a fondo la specie Marzanottera Tarsille, Malenottera di San Marzanotto, Tarsille il nome della signora, e la cosa molto molto rara e molto interessante è che sulle ossa ci sono i denti di squalo incastonati. Questo è un ingrandimento di un osso in cui si vede il dentino piantato dello squalo. Quindi questa è la foto dello scalo, come si presentavano le ossa in modo molto disarticolato, e ci indicano che questa balenottera era stata mangiata, sbranata, insomma è stato un banchetto prelibato per un branco di squali che poi hanno perso i denti e si sono fossilizzati all'interno delle ossa. Questa è un po' la scena del crimine, il nostro paleontologo è anche un pittore che ci mostra un po' com'è morta la nostra balenottera. Un'altra area dedicata ai paleoambienti, vetrine in cui sono state inserite delle conchiglie, dei blocchi di molluschi fossili che provengono dalla riserva naturale di Valle Aldona Valle Rocco, zona che conoscete benissimo, che ci regala questi strati ricchissimi di conchiglie, alcune veramente imponenti, molto grandi, dai pettini a livello glicimeris, da lisoniamon e altre conchiglie. L'altra vetrina mostrava di nuovo delle ossa di cetacei con i graffi, le incisioni dei morsi di squali e alcuni denti dai megalodonte, i carcarini e così via, molti esempi di denti di squalo. Un'altra isola dedicata alla balenottera storica di Montafia, una provincia di Assi del 1874, una balena arcaica, e qui si vede il paragone tra il cranio attuale e il cranio fossile, apparentemente simili ma con delle sostanziali differenze del cranio, dalle ossa frontali ai parietali, all'occipite, caratteristiche di balenottere tipicamente arcaiche. La conservazione è veramente ottima, questa era la teca con il cranio esposto e le mandibole, si vedono anche chiaramente i cristalli di calcite che hanno mineralizzato, pietrificato perfettamente il cranio. È una veramente delle più belle e con una conservazione eccezionale. Balena di Moleto, Atanticetus Lavei, in onore del suo scopritore che abbiamo qui in sala, Ennio Lavei, che l'ha riscoperta, e abbiamo esposto nella vetrina accanto alla ricostruzione alcune ossa un po' difficili un po' per il grande pubblico da interpretare, perché sono ossa dell'apparato uditivo della balena, quindi periotici, bulle timpaniche, il vomere, quindi ossa che hanno permesso agli studiosi di ricostruire interamente tutta la lunghezza di questa balenottera. La balena è stata ricostruita interamente all'interno della chiesa da Marco Sabia, che è anche lui presente in sala, con un lavoro enorme e incredibile di tantissime ore di studio, di progettazione. Per chi avesse piacere, nel canale YouTube dell'associazione Anteo si può vedere proprio tutte le fasi, si possono vedere le fasi di realizzazione proprio dall'inizio alla colorazione finale di questa balenottera.
proposito della colorazione, anche il colore non è stato scelto a caso, ma c'è uno studio dietro, un'analisi attenta delle caratteristiche un po' anche dei tessuti molli, del colore su una base, su un albero filogenetico, che ha dato origine poi ad un range di colori che molto probabilmente si avvicinavano a quelli reali, a quelli attuali, a quelli realistici. Al fondo della sala, quindi in uno spazio molto ampio, al fondo avevamo applicato un megaschermo, uno schermo veramente grande, in cui è stato proiettato un video, una ricostruzione della balenottera che con il suo cucciolo nelle fasi di allattamento, e poi anche qui siamo stati anche noi un po' macabri, un attacco dello squalo sul cucciolo della balena, ma con il lieto fine, il cucciolo si salva e quindi vissero tutti felici e contenti. Però è un video che ha catturato l'attenzione soprattutto dei bambini e dei ragazzi. Abbiamo anche intrapreso un grande lavoro di comunicazione attraverso i social, Facebook, Instagram, numerosi comunicati, delle interviste sempre legate alla mostra. Migliaia di deplia, di locandine, di manifesti che hanno portato un bel risultato. Un po' in un anno 16.000 presenze e più di l'anno scolastico scorso ha visto più di 5.000 presenze tra bambine e ragazzi di ordine di tutti gli ordini scolastici. Parallelamente alla mostra abbiamo realizzato, è stato stampato un libro, una pubblicazione, Valle Andona, Mare e Fossili, che è la prima pubblicazione scientifica di una collana che vede almeno 3 pubblicazioni. Un approfondimento di tutte le principali tipologie di animali che poi si possono ritrovare fossili nell'area. Pochi giorni fa, una settimana fa, invece il nuovo catalogo illustrato dei cetacei fossili che sono custoditi e conservati al Museo di Asti. Abbiamo portato delle copie, per chi avesse piacere e desiderio, si possono poi vedere all'uscita. Nel 2022 un congresso importantissimo che si è realizzato e organizzato ad Asti, la 22esima edizione delle giornate di paleontologia, i Paleo Days 2022, che hanno visto i convegni all'interno dell'Università di Astis e l'uscita sul territorio. Quindi abbiamo portato più di 100 studiosi paleontologi a camminare sul vecchio fondale marino di 3 milioni e mezzo di anni fa. Nella riserva abbiamo questi affioramenti, queste pareti di sabbia che si estendono anche per 20 metri almeno, coperte da una tettoia, e che mostrano questi strati pleocenici del livello isonimo, livello glicimeris e così via. Questi sono poi i numeri. Dopo un mese di apertura della mostra abbiamo visto 2.200 ingressi e in un anno 16.000. Come scolaresche, la maggior parte delle scuole arrivano dall'Astigiano e dal Torinese, però piano piano anche altre province del Piemonte. Per la maggior parte si tratta di classi della terza elementare della scuola primaria, perché viene approfondito il tema della paleontologia in terza, e quindi va con la maggiore questa tipologia di classe. Alcune foto delle classi in visita, qui eravamo ancora in tempo di restrizioni, quindi abbiamo tutti la mascherina, il video che cattura un po' l'attenzione dei bambini anche più piccoli. Insomma, ce ne inventiamo un po' tutte, non solo convegni o visite per specialisti, ma anche attività a tema, quale compleanni e Halloween, con buona pace del dottor D'Amarco. Insomma, questa paleontologia cerchiamo di veicolarla un po' attraverso diversi canali e insomma così catturiamo un po' tutti.
balene preistoriche, e poi una settimana fa abbiamo proprio inaugurato la nuova mostra, il Vietano e le sirene, esposto per la prima volta il Capodoglio di Vigliano, quindi tutto lo scheletro completo, anche lui proveniente da Vigliano d'Asti, trovato nel 1930. Il cranio è stato ricostruito nuovamente da Marco Sabia, che si è allenato prima con la balena per poi fare il mega cranio del Capodoglio, e questa è un po' tutta la squadra dei miei colleghi volontari del servizio civile che tengono aperto con grande impegno il museo praticamente 350 giorni l'anno. Quindi vi aspettiamo ad Asti per visitare la nuova mostra, e vi ringrazio per l'attenzione.